stiamo andando adesso, sapete dove? A... cos'è? Stiamo andando a Treviso a trovare mia sorella adesso, che è una vita che non la vedo, quindi sì, sono una terribile sorella. Andiamo a fare un bel pieno di metano. Chi c'è lì? Chi c'è lì? Ciao, ciao. Tegolo, mio amico. Ci prendiamo un bel caffeino e ci svegliamo. Caffeina, necessitiamo di te. Due caffè rosi. Senti la caffeina che ti entra in corpo, poi la senti che ti... grande. Cosa ho visto? Le cavolatine che non comprerò mai. L'unico problema del bere il caffè poi, mio, è che mi entra il caffè dentro la mascherina dell'apparecchio, quindi mi si creano i denti, mi si fanno gialli come quelli di una nutria. Che schifo. Introdurre il biglietto. 6,50 euro. Ladri. Oh, prendi la rotatoria e poi torna indietro. Guarda, guardaci tu. Non ci capisco niente. 20 minuti di strada uguale, avanti e indietro, avanti e indietro. Non capisco dove siamo. Ciao. Ciao. Ce l'avete fatta alla fine? Ciao, tutto a posto? Sì, quella che è. La Dani ci ha fatto la torta di benvenuto, guarda che meraviglia. Dai, pere, cioccolato, cacao e carbonio. E amaretti. Uccisa. Non ci posso credere. Era qui. Racconta la storia della buccia di banana. Chi si mangiò la Jade dal mercato? Perché si è mangiata intera. Esatto. Sì. Si è mangiata una buccia di banana. Buccia di banana intera. E poi gli è rimasta nello stomaco. E quindi aveva il rigonfiamento ai lati, sembrava incinta, invece era la banana. E hanno dovuto? Hanno dovuto operare. Perché altrimenti serve. Altrimenti se... moriva. Piena di cacca. Sì, piena di banana. Cose da gatti. Guarda qua. No, stupendo, cavoli. Il libro di Steve McCurry. Fantastico. Ecco, per chi non lo conoscesse, andate a vedere chi è. Ci stiamo preparando per andare in centro, giusto? Sì. Andiamo in centro a Treviso e non l'ho mai vista, che per me sarà una novità. Dato che come me anche Tai ha la passione della fotografia, allora due o tre foto magari per Treviso ce le facciamo adesso. No, c'è la suoneria più interessante del secolo. Ma che schifo è sta roba! Eccoci! Dai, cosa devi dirmi che non so? Siamo arrivati, abbiamo trovato parcheggio, qua ci sono le mura di Treviso. Guardala, fai video! Allora, ci sono due giapponesi. È una barzelletta. All you can eat. No. Ho appena chiamato il giapponese per ordinare per questa sera. E a nome? Kevin questa volta. Kevin, capito? Cioè Tai dà il nome Kevin. E l'altra volta ha chiamato a nome? Kebab. E la nostra amica è entrata e ha chiesto del signor Kebab. Al giapponese. Titans and some troubles that everybody has to face, that no one really can erase, and they hide away from me.
darsi. Qua dicono che il gelato sia veramente buono, dovrebbe essere arrivato terzo ai campionati mondiali, vero Tai? Oh, eccoci qua. Siamo rientrati in macchina, adesso ragazzi dove andiamo? Allo Chico, ad ammazzarti di sushi. Esatto, giusto Kevin? Kevin, sì. Gracias. Chico. Devo dire che fa la pipì con questa qui davanti che mi guarda, però un po' di senso me lo fa, eh. Ci sono arrivati i tovagliolini caldi come in Giappone, ragazzi. Guarda là, vedi? Ti riportano così, poi te lo prendi e te lo spalmi in faccia. No, non va fatto in realtà, se avessero per pulirsi le mani. Qui io esagero. Olè. Gamberi fritti, prima portata, sentiamo. Speriamo dopo con un... Buone. Ravioli alla griglia. Puccio. Buoni, anche questi. È arrivata anche la barca. Sì, sono povero. Barca da una persona, piccolina. Stanno continuando ad arrivarci piatti che non sono nostri e noi stiamo mangiando, ma in realtà non sappiamo cosa stiamo mangiando, cioè arrivano i piatti così a caso. Ecco, è arrivato anche un po' di sashimi. C'è salmone, tonno e quello in mezzo non so cosa sia. Facciamo un po' in culo, perché praticamente di questi puoi prenderne solo una porzione a testa e non di più. Io li ho fregati prendendo una barca che dentro c'era qualche pezzo di sashimi in più e quindi mi è andata bene, dai. Temaki con tempura di gambero dentro. È un po' piccolino, eh. Sono degne del... Ho conosciuto il buono, gentino, però. Quindi. Mi stavo dicendo, Tai, che adesso vanno di moda queste specie di marsupi fatti a pancia. Penso che sia fantastico, cioè non c'è neanche bisogno che lo compri, basta che tiri sulla maglietta io, insomma. Siamo appena usciti adesso, abbiamo mangiato bene, abbiamo pagato 55 euro a testa, non economicissimo. Ho chiesto un caffè, ma hanno fatto un deca. Io devo guidare, però vabbè, insomma, me lo farò bastare. Ho fregato un po' quello della patty e come vedete c'è la nebbia, e non poca. Oh, mi si prospetta una lunga guida. È il momento di dire ciao. No, mi nascondo nel cassetto della Jade. Ci sto, scusate. Non so se vuole. Ciao. Stai bene. Ciao Dani. Abbiamo visto, ciao. Benvenuti in Veneto, signori, guarda qua, non si vede nulla. 7,70 euro, ma perché alcune volte costa di più? Stiamo andando a prendere Anterino. Ciao Mussolame, ciao Mussolame, vieni Musa, vieni Musa. Arrivati. Mario, tutto bene? Patti. Oppela. Allora? Tanto, tanto sonno. Sì, anch'io. Vi direi che possiamo andare a nanna. Sì. Andiamo a nanna. Salutiamo. Sì. Vi ringraziamo per la visione. Se avete voglia potete iscrivervi al canale oppure lasciare un mi piace. Un commento è sempre gradito. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, bellezza. Buonanotte.